senza sapere quando, adatta senza ritorno, ti seguirei fino in capo al mondo, all'ultimo secondo, volerei da te. È arrivato adesso il fischio d'inizio qui al Pala Malfatti di Rieti, è partita gara 2 dei quarti di finale playoff tra Real Rieti e Montesilvano. Con un pareggio o una vittoria il Real avanza in semifinale. Montesilvano che ha iniziato questa partita con Morgado, Burrato, André Ferreira e Matti Rosa, ovviamente tra i pali c'è l'ex Carlos Dalcini. Uno sguardo in avanti, il pallone lungo, recupera pallone, posizione Pepe Micoli che poi va a sua volta a rilancio lungo. Zanchetta prova a metterla dentro per Hector. 17 minuti, 24 secondi, possesso sempre per il Real Rieti, dentro il taglio per Hector. L'errore di Morgado, punito subito da Hector. 17 minuti, 18 secondi, passa in vantaggio il Real Rieti. La firma di Hector Albadalejo. Il pallone per André Ferreira che prova a girarsi, la conclusione però non è pericolosa. 13 minuti, 3 secondi, dispone la barriera Pepe Micoli, si allontana Maluco, Morgado dentro, il pallone per Eric, la risposta di Micoli. Rosa vuole l'uno contro uno su Sciuscia Zanchetta, prova ad andarsene Matti Rosa, Sciuscia Zanchetta gli sfila il pallone, pallone dentro poi per Ghiotti, arriva l'uscita in ritardo di Dalcin, sarà calcio di rigore per il Real Rieti e cartellino giallo anche per Mattias Rosa, giallo anche per Dalcin. La rincorsa da parte di Hector, va al tiro Hector e sono due del Real Rieti, doppietta per Hector, 11 minuti, 40 secondi, Real Rieti 2, Montesilvano 0, la firma ancora una volta di Hector Albadalejo. Il recupero Matti Rosa che viene raddoppiato, perde il pallone, Ghiotti prova ad andare, la risposta di Dalcin. Uno sguardo anche alla situazione falli, sono tre commessi da Real Rieti, quattro dal Montesilvano. Pallone dentro per Burrato, completamente scordato dalla difesa del Real Rieti, accorcia le distanze il Montesilvano. Gol di Diego Burrato e arriva anche il timeout chiamato. Dentro il pallone per Hector, ancora una volta Hector a tu per tu con Dalcin. Il numero 10 serve il rimorchio di Zanchetta che perde il pallone, occhio al contropiede per il Montesilvano. Ozian contro Micoli, rientra Ozian che sigla il gol del 2-2, pareggia il Montesilvano. Arriva anche la firma di Ozian, Real Rieti 2, Montesilvano 2. Il gol di Ozian con 7 minuti e 24 secondi da giocare. Intanto arriva il rosso per Diego Burrato. Espulso per proteste il numero 7 del Montesilvano. Saul. Pallone dentro per Hector che lo mette a rimorchio per Sciuscia Zanchetta. Il gol del 3-2 realizzato da Zanchetta. 7 minuti, 1 secondo, il gol di Sciuscia Zanchetta. La rincorsa di Morgado che va al tiro. Pallone alto di pochissimo, scarica su Morgado che prova di nuovo ad imbucarglielo dentro, poi Franzini prova a sorprendere Micoli, alla fine Maluco in qualche modo. Rafinha prova a mettere sul secondo palo Maluco per un attimo, Hector in qualche modo riesce a tenere in campo il pallone, poi vuole lo scarico su Zanchetta, Zanchetta per Jeff, sbaglia tutto Dalcin, poi il fallo di Dalcin su Jeff.
sostituito Carlos Dal Cinna, ma qui insomma sembrava netto il secondo giallo. Il fischio direttore di gara, la rincorsa da parte di Sciuscia Zanchetta. Zanchetta! Batte Pasculli e fa 4-2, doppietta anche per Sciuscia Zanchetta. 1 minuto 37 secondi, Real Rieti 4, Montesilvano 2, 2 di Hector, 2 di Sciuscia Zanchetta. A sua volta da Zanchetta, Franzini prova a far correre il pallone dentro, Mikolis manaccia, poi arriva Mattirosa. 6 secondi, 5 secondi da giocare, non ha più niente da dire questo primo tempo. Zanchetta prova addirittura il pallonetto su Pasculli, ma arriva la sirena conclusiva del primo tempo. Primo tempo che si chiude con il Real Rieti avanti 4-2. All'ultimo secondo volerei da te. Prendiamo il via libera per l'inizio del secondo tempo, cenno d'intesa tra i direttori di gara. Può partire, è partito il secondo tempo di Real Rieti Montesilvano. La prima frazione si è chiusa con il Real avanti 4-2. Franzini fa sponda per Morgado, l'uscita di Emicoli. Zanchetta riesce a recuperare, dentro per Hector Saul, conclusione deviata. Il pallone arretrato per Jeff che va alla conclusione. Si allontana Andrei, il pallone per Franzini che va al tiro, Micoli e poi Zanchetta sulla linea di porta. Casu Andrei in avanti ancora, Ozian prova a scappare alle spalle di Hector, Ozian si gira, Micoli a mettere in calcio d'angolo. Il taglio di Maluco, il pallone dentro, Maluco prova ad andare, poi Ghiotti in qualche modo. Va il numero 6, scarica su André che va alla conclusione, Micoli due volte, grandissimo Peppe Micoli, poi arriva il fallo commesso da Eric. 3-2 che si sviluppa per il Real Rieti, pallone per Maluco, Maluco rientra sulle sinistre, mette dentro per Ghiotti. Rimessa laterale Real Rieti, Jeff dentro per Saul. Si è lasciato andare Franzini, 10 minuti 13 secondi, il contatto c'è stato, Jeff qui controlla e non riesce a battere Pasculli. Saul, Zanchetta in avanti su Jeff che scappa alle spalle della difesa, il palo arriva a Hector e il salvataggio di Morgado. Saul scodella per la conclusione al volo di Zanchetta. Hector, Eric dentro per Dudu Morgado, Micoli la mette in rimessa laterale, pallone per Ozian. Lato Saul con l'esterno per Hector, contropiede Real Rieti, Hector restituisce il pallone a Saul, il sombrero Saul, il salvataggio sulla linea di Franzini. Jeff in avanti su Hector che controlla il pallone, Hector dentro per Ghiotti che prova a girarsi, si gira Ghiotti! Il pressato Mattirosa lo scarica all'indietro su Dudu Morgado, dentro per Franzini! Scambia con Morgado, André. Morgado, la conclusione, il palo ed il gol di Morgado. 3 minuti 36 secondi, Real Rieti 4 Montesilvano 3, il gol di Dudu Morgado. Fa salire Ghiotti che arriva in corsa, Ghiotti, l'uscita di Pasculli, ora Dudu Morgado dentro il pallone, la deviazione di testa, è il gol del 4-4 realizzato dal Montesilvano. Sfortunato il Real Rieti, la deviazione forse di Jeff di testa, possesso Montesilvano, Morgado dentro, Eric il palo, poi Franzini, il gol del 5-4 realizzato da Franzini. Dal 4-2 al 5-4 il Montesilvano. E prova ad andare il pallone per Saul sul secondo palo, Pasculli, Zanchetta recupera, 5 secondi, 2 secondi e 1, pallone indietro, Jeff, Zanchetta! 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 Il gol del 5 pari realizzato da Zanchetta esplode!
di Sciuscia Zanchetta all'ultimo secondo. Pazzesco, pazzesco amici, pazzesco.